L'arte terapia va in spiaggia, da sempre un mezzo espressivo. Nel caso di bambini e ragazzi con disabilità, l'arte può diventare uno strumento che favorisce la comunicazione. Per questo la Fondazione Arca, un'organizzazione di Senigallia no profit che si occupa di bambini autistici, ha deciso di portare un giorno a settimana i ragazzi alla spiaggia dei talenti a Fano. Grazie ai colori, ai diversi materiali e alla materia prima raccolta sulla battigia, i volontari cercano di incuriosire i partecipanti ad entrare in relazione con il mondo esterno. Cerchiamo di fargli scoprire quello che la natura ci offre, ossia i sassi, la sabbia, le conchiglie, tutto quello che ci circonda e che magari non conosciamo. Oggi facciamo una bottiglia magica. È una cosa speciale, nel senso che riempiamo la bottiglietta con sassi, glitter, acqua e poi loro la useranno anche a casa per farsi compagnia. Quindi è un modo per usare quello che abbiamo intorno in modo costruttivo. Con i ragazzi è importante anche la presenza di uno psicologo che li segue nelle diverse iniziative organizzate dalla Fondazione Arca. Oltre all'arte terapia, ovviamente ci sono anche altri corsi e perciò abbiamo il corso della LIM, come abbiamo il corso portato avanti per il suo secondo anno adesso della Vela, ed anche altro aspetto è quello della biblioteca speciale, e il terzo è quello dell'attività formativa verso gli educatori e gli addetti ai lavori, oltre anche a trovare accattivanti libri per bambini che non si trovano solitamente in biblioteche comunali, ma che noi abbiamo poiché abbiamo fatto un determinato percorso presso la regione Lombardia e attraverso la sanità lombarda. Per quanto riguarda l'arte e terapia, il luogo scelto è proprio l'Arzilla di Fano, nella spiaggia gestita dalla cooperativa Il Germoglio, rinata grazie al lavoro di volontari dopo le mareggiate dei mesi scorsi. Pensata per le necessità delle persone diversamente abili, è stata realizzata senza barriere architettoniche. Ha un nuovo camminamento, un parcheggio per i mezzi e un lettino galleggiante per entrare in acqua in tutta sicurezza. La difficoltà maggiore era l'accesso, l'abbiamo reso possibile eliminando tutte le barriere architettoniche, realizzando anche un parcheggio che consente alle persone con difficoltà motoria di arrivare direttamente col mezzo in spiaggia e di lasciarlo parcheggiato sul retrospiaggia. Poi abbiamo da diversi anni questo lettino galleggiante che consente alle persone con difficoltà motoria di andare in acqua e godersi un bagno in assoluta tranquillità, realizzando anche una doccetta a mare sulla battigia per poter permettere di fare una doccia senza recarsi fino qua su all'inizio dello stabilimento. Questo è stato molto apprezzato e dà ottimi risultati.